ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Allora, oggi volevo fare un video molto veloce, molto rapido per dirvi due cosucce perché ovviamente sono importanti. Allora, prima di tutto mi avete chiesto in molti di fare un fuck you time, ragazzi. Allora, se volete un fuck you time, io sono disposto a farlo, mi fa piacere farlo. Ne ho fatto uno nel mio canale, solo esclusivamente uno, che probabilmente ve lo metto giù in descrizione. Se volete un altro fuck you time, fatemi le domande qui sotto nei commenti. Io cercherò di prendere le più belle, le più divertenti. Non fate domande del cazzo, ovviamente. Prenderò 10, ragazzi. Riusciamo a arrivare a un bel po' di domande per il fuck you time, io le farò volentieri. Cercherò di creare più che altro subito gli spezzoni, subito il video con tutte le domande che mi avete fatto. Ne sceglierò 10, come vi ho detto. Se siete interessati, ovviamente, chi di voi non lo sa, molti mi hanno contattato per questo, cioè perché volevano un fuck you time. Io ve lo dico, se lo volete, scrivetevi i commenti qui sotto e io cercherò di prendere subito, per vedere subito i commenti e creare subito un video con il Fuck You Time 2.0, perché dovrebbe essere il 2, ragazzi. Non ho mai fatto altri, ne ho fatto solo uno nel mio canale e, come vi ho detto, ve lo indico giù in descrizione. L'altro, ragazzi, è che domenica, sicuramente, cioè domani, avrete un video su Call of Duty Ghost. Perché, ragazzi, ovviamente da un po' che non ve lo faccio. Stavo giocando a Battlefield 4, stavo giocando a Dead Rising 3, stavo giocando a Rise of Rome e ho dimenticato, tralasciato un bel po' Call of Duty. Call of Duty ovviamente è un fulcro che mi fa ridere perché mi fa sclerare il gioco, ovviamente in tutti contro tutti. E quindi, ragazzi, domenica avrete la vostra puntata e ovviamente vi farete le risatine classiche dei miei scleri della domenica, così almeno non la passate scazzandovi. E ragazzi, scusate un pochettino se nel caso non riesco a essere molto attivo, sono un pochettino impegnato e poi il tempo libero che sto utilizzando anche per leggere il libro di Hunger Games, come vi ho già detto, mi è veramente piaciuto. Come potete vedere, questo è l'ultimo capitolo, ragazzi, sono già arrivato all'ultimo dopo un paio di giorni. Vedete che mi manca veramente poco. Mi è veramente piaciuto tantissimo, ragazzi, quindi chi di voi ha visto Hunger Games, il film, e gli è piaciuto, vi consiglio anche di prendervi i libri, perché ovviamente sono profondi, sono veramente fatti bene, sono piacevoli da leggere, non sono neanche tanto lunghi, sono 370 pagine e questo forse ne ha 400, forse 400 e qualcosa, 417, ragazzi, quindi più o meno siamo lì. È un ottimo libro, quindi ve lo consiglio. E niente, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video, fatemi sapere le vostre, i vostri pareri sul Fuck You Time e su tutto quello che vi ho detto. E niente, ragazzi, da Cure93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!